per commentare la partita con il direttore Luca Matteassi, pronti via una Reggiana troppo più forte del Pescara? Ma una Reggiana che è partita molto meglio di noi. Per un nostro errore è venuto fuori il calcio di rigore e poi sinceramente la Reggiana è stata superiore soprattutto in mezzo al campo, che con un uomo in più ci ha reso la vita difficile. Anche con Guglielmotti, che nell'uno contro uno con Zita, anzi con la catena di sinistra Zita, Iannes ha fatto quello che voleva. Sì, perché non riuscivamo a prenderli in mezzo al campo, loro con un giocatore in più, sono giocatori veramente importanti, loro ci hanno messo veramente in difficoltà, poi magari uscivano sugli esterni e da lì veniva fuori Guglielmotti, ma l'uomo in più in mezzo al campo ci ha un po' fatto male. La considerazione che facevamo in presa diretta è che se il livello dei play-off è quello della Reggiana, perché per andare in B si incontrano queste squadre, il Pescara è un tantinello indietro. Sta dicendo questo la classifica sicuramente. Il secondo tempo abbiamo, secondo me, fatto anche un buon secondo tempo, siamo riusciti a giocare di più. Però le ripartenze ci facevano del male, ripeto, e quindi è così, facciamo più punti possibili, poi vedremo insomma nei play-off cosa riusciremo a fare. Io faccio un'ultima domanda mia dal punto di vista proprio tattico, perché la sensazione è che contro un avversario forte Rauti esterno a destra è sembrato un po' fuori ruolo, idem Iannes come braccetto di sinistra, è d'accordo? Altre partite hanno fatto bene oggi. Con altri avversari. Come? Con altri avversari. Sì, ma ogni partita è una storia a sé, insomma, anche Julian a sinistra aveva già giocato l'anno scorso ad Avellino tutto il campionato, quindi non è quello, non c'entro nei ruoli, insomma. Vi ascolta Matteassi Calauricolare, studio. Fabio Ferraresi. No, io il direttore, al di là dell'aspetto tattico e della partita che il Pescara oggi sinceramente ha fatto poco, volevo chiedere se lui è d'accordo con me. Oggi molti giocatori da cui mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista della personalità, dal punto di vista del carattere, hanno mancato la partita. Questo non è un bel segnale. Tu dal punto di vista chiaramente tuo cosa puoi dire in merito? Perché mancare una partita proprio in modo netto, ma non voglio fare nomi perché non è mai bello, però 4-5 giocatori oggi hanno sofferto tantissimo dal mio punto di vista. Ma sono d'accordo, ma nel senso che anche all'inizio noi siamo venuti qua per cercare di fare la partita, di giocare, però non riuscivamo a uscire, ci venivano a prendere, cosa che noi non riuscivamo a fare. Ripeto, col centrocampista in più ci hanno messo in difficoltà e tutto nasce da lì. Poi se non ti fanno giocare è normale che i giocatori non si possano esprimere. Ultima domanda che deve andare via il direttore. No, io volevo fare solo una considerazione, anzi la faccio fare a Pierpaolo magari, una domanda oppure... Ma una domanda, insomma la partita mi sembra abbia detto molto sul valore di queste due squadre. Volevo chiedere a Matteassi se non sperava, a parte il risultato, ma comunque in una prestazione diversa, come dicevo prima, anche per... cioè questa partita secondo me è più per la classifica, perché insomma sì, valeva per avvicinare il terzo posto. Se poteva dire qualcosa in più per capire come è collocato oggi il Pescara, cioè quanto era distante da una delle squadre che stava dominando il campionato, se da questo punto di vista si aspettava di più, a parte il risultato. Anche perché i punti sono 17, sì, ci siamo. Sì, sì, mi aspettavo sicuramente, ha ragione, mi aspettavo di più come prestazione, perché ricordo che abbiamo incontrato una squadra veramente importante che con merito insieme al Modena si sta lottando la vittoria del campionato. È stato un banco di prova importante e non è andato bene e adesso dovremo cercare insomma di ricaricare le pile e affrontare l'Entella, perché anche quella sarà una partita molto importante per cercare di raggiungere il terzo e il quarto posto. Però diciamo che oggi insomma quello che volevi dire te, ho capito tutto, abbiamo un po' fallito insomma, dai, la prestazione. Ecco, volevo fare soltanto... Molto arrabbiato e deluso? Sì, vai, l'ultima. No, l'ultima considerazione, perché da una parte, Luca, abbiamo visto una squadra organizzata che ha pressato con intensità e tempi giusti, ha coperto benissimo il campo, dall'altra no. Io sono un po' tranciante, forse. No, è la verità. Una squadra formata da giocatori importanti, giocatori esperti, la squadra che vuole vincere in tutte le maniere, si difende, riparte in maniera organizzata. Sono una squadra veramente solida, una squadra importante, è vero, ti do pienamente ragione.